Benvenuti a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare il vestito orchidea in versione maglia e anche versione taglia M. Vi dico già che a differenza del vestito, la lavorazione qui sopra è leggermente più compatta. Questo perché tra le maglie alte non ho fatto, tra il gruppo di 5 maglie alte, non ho fatto le catenelle di separazione. Quindi la lavorazione è leggermente più compatta rispetto alla lavorazione fatta per il vestito orchidea. Questa è la prima modifica, poi come potete vedere è corta, quindi una maglia, e in più questa è una taglia M, vedete infatti è molto larga, tenete presente che il mio manichino è una taglia 42-44 e questa è una 44, ma come potete vedere è molto larga. Per poterla lavorare, mi avvicino per farvelo vedere, io ho utilizzato il filato della Mistricol linea Alice, la stessa che ho utilizzato per il vestito, però questa volta ho utilizzato questo fantastico colore blu che è il colore numero 35 e che ho adorato. Voglio farvi vedere anche gli altri colori disponibili, oltre a questi due. Uno più bello dell'altro, questo è un viola, questo è un vinaccia. Ci sono anche colori come il nero, come il mattone, come il grigio, quindi veramente potete scegliere tantissimi colori per poter realizzare questa maglia. Per quanto riguarda la maglia, questa è una taglia, come vedete, M e io ho utilizzato 300 grammi del filato, ogni gomitolo è da 50 grammi ma ha un lunghissimo metraggio, lavorando con l'uncinetto il numero 4 e l'uncinetto il 3,5. Con l'uncinetto il numero 4 sono andata a lavorare la parte sopra lavorata, quindi i due rettangoli che poi sono andata a cucire qui ad altezza spalle e sotto, e poi invece con il 3,5 sono andata a lavorare il corpo della maglia, questo per averla leggermente più stretta, però mi raccomando, taglia L, andate a lavorare con un uncinetto sempre nel numero 4, c'è la possibilità di fare sia aumenti che diminuzioni nel corpo, quindi se avete un seno grande potete andare a fare delle diminuzioni in vita facendo sempre due maglie chiuse insieme. Io vi consiglio di farla lateralmente, quindi non avanti e indietro, in modo che non si noti troppo, ma si noti solo lateralmente, e poi potete rimaggiungere le maglie alte se dovete andare a lavorare sotto. Oppure potete fare il solito giochetto dell'uncinetto. Iniziate a lavorare sempre con il 4 per il seno, lavorate con il 3,5 fianchi in modo tale da stringere un po' la lavorazione e scusate, vita, e quando raggiungete l'altezza dei fianchi tornate a lavorare con l'uncinetto del 4, anche 4,5. Se però io non ce l'alice, lavorarlo col 4,5 non lo consiglio tanto, quindi preferisco che magari eviti di fare degli aumenti piuttosto andare a lavorare anche con il 4,5. Questa creazione è stata fatta perché l'ho realizzata appositamente per una di voi che mi ha chiesto di realizzarla, quindi eccola qui creata, mi ha dato le misure, quindi mi sono basata su quelle misure per poter fare questa lavorazione. Quindi come sempre, se desiderate acquistare il filato, vi lascio in descrizione il link al mio sito Filati Elsa. Per una taglia L andate a prendere almeno 350 grammi di filato, per una taglia S, quindi una taglia più piccola, invece bastano 250 grammi. Mi raccomando, se però volete fare le maniche più lunghe, queste sono maniche a tre quarti, quindi arrivano all'altezza gomito, andate a prendere altri 50 grammi in più per fare i due rettangoli più lunghi che vadano come misurazione dal polso a polso. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo tutorial dove ci sarà una novità, quindi non una vecchia creazione, no, rivisitata, però proprio invece un vero e proprio tutorial. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Per realizzare questa maglia io ho utilizzato il filato della Mistricol Filati linea Alice, il colore 35, che qui sembra un blu cobalto, ma in realtà è un blu molto più scuro, molto più spento, che avete visto già nelle foto iniziali. Ed è per questo che io nella lavorazione che andremo a fare, dove vi mostro come lavorare il motivo, andrò a lavorare con un colore chiaro, ossia il beige, però sempre il filato Alice, quindi sempre una microfibra. Allora, come vi dicevo, questa è la versione maglia del vestito orchidea che ho realizzato qualche tempo fa. La lavorazione qui è uguale, ma in realtà è più chiusa rispetto a quella fatta per il vestito orchidea, e andremo a realizzare due rettangoli, uno per la parte dietro, uno per la parte avanti. Per la parte avanti io sono andata a montare un totale di 228 catenelle. La lavorazione si ottiene su un multiplo di 8, a cui poi vanno aggiunte 4 catenelle in modo tale da avere l'inizio uguale alla fine. Quindi mi raccomando, per avere il rettangolo che va da gomito a gomito, io ho montato, lavorando con l'uncinetto numero 4,
228 catenelle per la parte avanti, mentre per la parte dietro io ho montato 204 catenelle, in quanto ho montato 3 motivi in meno rispetto al davanti e quindi sempre un multiplo di 8 più le 4 catenelle. Detto ciò, adesso vi faccio sul campione vedere come andare a lavorare la nostra parte iniziale, quindi questi due rettangoli. Naturalmente io poi lavorerò i giri in altezza, mi fermerò e vi dirò quanto. Se siete una taglia S andrete a fare dei giri in meno, diciamo che comunque dovete calcolare che questo deve equivalere allo scalfo che va dalla spalla, quindi fin sotto al braccio, mentre per una taglia L sicuramente dovete mettere qualche maglia in più. Ah, una cosa che voglio dirvi già adesso: quando andremo a lavorare il corpo della maglia, io vi dirò che ho fatto due maglie alte in ogni archetto di 2 catenelle, una maglia alta dove ho fatto la maglia bassa, una maglia alta dove ho ogni maglia alta. Poi però sono andata in realtà a scucire, a sfilare il giro e a rifarlo perché ho alternato e in alcune parti non ho fatto la maglia alta sopra la maglia alta perché altrimenti mi veniva troppo largo. Mi sono dimenticata di dirlo nella parte in cui vado a spiegarvi il corpo, quindi ve lo dico adesso. Mi vedete dire che bisogna lavorare 2 maglie alte in ogni archetto di 2 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia bassa, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Io però poi ho scucito e ho alternato. In alcune parti facevo una maglia alta sopra ogni maglia alta, in altre parti invece non l'ho fatta, ma sono andata a lavorare direttamente 2 maglie alte in ogni archetto, però ho sempre fatto la maglia alta sopra la maglia bassa. Questo perché la lavorazione mi stava venendo un po' troppo larga, visto che questa resta una taglia M. Detto ciò, quindi possiamo andare a lavorare la nostra parte iniziale della maglia. Allora, quindi andiamo a lavorare i nostri giri e andiamo subito a fare. Dopo aver fatto montate le nostre catenelle, io vi ricordo che qui ho un campione, vado, mi alzo con una catenella, vado nella prima catenella delle mie catenelle di base e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 5 maglie alte, quindi una, due, tre, 4, 5. Catenella di separazione. Quello che facciamo adesso lo facciamo per tutto il giro. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare le mie 5 maglie alte. Una, due, tre, quattro e 5. Quindi di nuovo catenella di separazione, saltiamo 3 catenelle, entriamo nella quarta, andiamo a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, saltiamo 3 catenelle, entriamo nella quarta e di nuovo 5 maglie alte. Una, due, tre, quattro e 5. Catenella di separazione, facciamo un'ultima volta insieme. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo vado a fare le mie 5 maglie alte. 2, 3, 4 e 5. Quindi questo è quello che dobbiamo ripetere per tutto il primo giro. Andiamo a terminare il primo giro facendo una catenella, salto 3 catenelle, entro nella mia ultima catenella e vado a fare una maglia bassa. Abbiamo terminato così il primo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione. Quello che andremo a fare adesso lo faremo per tutto il secondo giro. Vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho la terza maglia alta e realizzo una maglia bassa.
2 catenelle, 1, 2, vado tra la quarta e la quinta maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2 e si ricomincia da capo. Quindi salto tutto, vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, vado dove ho la terza maglia alta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, vado tra la quarta e la quinta maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi ancora vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, vado nella terza catenella, nella terza maglia alta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, vado tra la quarta e la quinta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, continuo così quindi per tutto il mio secondo giro. Vado a terminare il secondo giro facendo una maglia alta tra la prima e la seconda maglia alta. 2 catenelle, vado dove ho la terza maglia alta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, vado tra la terza e la quarta, tra la quarta e la quinta maglia alta e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro. Terzo giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella e realizzo altre 2 maglie alte. Una, due. Quello che andremo a fare adesso lo faremo per tutto il giro. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 5 maglie alte. Quindi una, due, tre, quattro, cinque. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 5 maglie alte. Una, due, tre, quattro, cinque. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Vado dove ho la maglia bassa, realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, 5 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle tra le 2 maglie alte. Una, due, tre, quattro e 5. Quindi continuo a fare questo per tutto il terzo giro. Andremo a terminare il terzo giro facendo sempre una catenella, una maglia bassa sopra la maglia bassa, una catenella, 2 maglie alte nell'archetto di una catenella. Quindi una, due. Prendo il filo, conto da sotto 3 catenelle, una, due, tre. Entro nella terza e vado a fare la mia ultima maglia alta. Ho terminato così anche il mio terzo giro. Quarto e ultimo giro. O mi alzo con una catenella o entro direttamente dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, vado tra la seconda e la terza maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle di separazione e quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, vado nella terza maglia alta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, vado tra la quarta e la quinta maglia alta e realizzo una maglia alta. Quindi vedete, è uguale al secondo giro, però abbiamo iniziato e termineremo poi in maniera diversa. Quindi 2 catenelle di separazione, vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, vado nella terza catenella, nella terza maglia alta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, vado tra la quarta e la quinta maglia alta e realizzo una maglia alta. Quindi di nuovo 2 catenelle di separazione.
prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, vado dove ho la terza maglia alta e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, vado tra la quarta e la quinta maglia alta e realizzo una maglia alta. Dobbiamo quindi ripetere questo per tutto il quarto giro. Andiamo a terminare il quarto giro, andiamo a fare 2 catenelle, vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, vado dove ho l'ultima delle mie maglie alte, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Quindi questi sono i quattro giri che vanno sempre ripetuti. Prima di ripetere di lasciarvi, vi faccio rivedere un attimo come rifare il primo giro. Quindi mi giro con la lavorazione e vado a fare una maglia bassa sopra la maglia bassa, catenella di separazione, entro nell'archetto di 2 catenelle che mi separano le due maglie alte e vado a fare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Catenella di separazione, vado alla maglia bassa e realizzo una maglia bassa, catenella di separazione, di nuovo vado tra le due catenelle, tra le due maglie alte e rifaccio le 5 maglie alte. Si terminerà andando a fare una maglia bassa sopra la maglia bassa. Quindi adesso continueremo con il video, vi farò vedere, naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto i quattro giri e poi come procedere. Vi ricordo solo della modifica che ho fatto qui, perché stava venendo troppo larga. Alcune volte non ho fatto più la maglia alta sopra la maglia alta, ma soltanto le due maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, quindi ho alternato un po'. Allora, io ho terminato i due rettangoli e quello dietro l'ho fatto più piccolo di 3 motivi, quindi sul davanti io vi ricordo che ho montato 28 motivi, quindi dietro ne ho montati 25. A questo punto sono andata a fare in altezza i miei due rettangoli, ho ripetuto i quattro giri del motivo per 4 volte più i primi due del quinto motivo, quindi 4 volte il motivo più i primi due del quinto motivo, stessa cosa anche dietro. A questo punto bisogna andare a posizionare i marcatori. Per poter posizionare i marcatori, mi raccomando, fate combaciare dall'esterno verso l'interno le nostre due i nostri due rettangoli, facendo andare in alto le catenelle iniziali, e ho fatto combaciare sotto 8 forellini, 1 2 3 4 5 6 7 8, e nella maglia bassa successiva sono andata a mettere il mio marcatore sia avanti che indietro. Stessa cosa da quest'altro lato, ho fatto combaciare 8 fori e sono andata a mettere la maglia bassa sia avanti che dietro. Questo noterete che su davanti abbiamo più gioco, perché appunto abbiamo più motivi, 3 motivi in più, questo proprio per poter avere che la maglia non stringa sul seno, e soprattutto quando andremo a cucire all'altezza delle spalle avremo qui lo scollo che cede, quindi si fa lo scollo largo e non quello stretto e tirato che si fa solitamente. Mi raccomando, vi ricordo che questa taglia è una taglia M tendente alla L, quindi se siete una taglia più piccola io vi consiglio di andare a mettere 9 fori esterni e mettere il marcatore subito dopo il nono motivo, sia avanti che dietro, mentre se siete una taglia LXL a questo punto mettete i marcatori direttamente dove avete l'ottavo forellino. Detto ciò, quindi possiamo andare a lavorare il nostro corpo della maglia. Allora, quindi andiamo a fare il nostro giro base. Io parto da dietro in modo da essere subito vicino al mio marcapunti, quindi vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, prendo il filo, rientro sempre nella stessa archetto e vado a fare un'altra maglia alta, e adesso vado a fare una maglia alta entrando nella maglia bassa qui del dietro, tolgo il marcatore, quindi entro nella maglia bassa sul davanti e sul dietro, entro nella maglia bassa del davanti e vado a fare la mia maglia alta. Quindi mi giro con la lavorazione per andare sul davanti, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 2 maglie alte. Di nuovo vado sulla maglia alta e vado a fare una maglia alta.
2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una maglia alta dove ho la maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una maglia alta dove ho la maglia bassa. E continuo così, quindi, per tutto il mio giro base: una maglia alta dove abbiamo le maglie alte, 2 maglie alte dove abbiamo l'archetto di 2 catenelle e una maglia alta dove abbiamo la maglia bassa. Quindi continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al secondo marcatore e anche in quel caso vi farò vedere come passare dal davanti di nuovo al dietro. Allora, sto arrivando al secondo marcatore, ho già fatto la mia prima maglietta nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare anche la seconda, prendo il filo e vado a togliere il mio marcatore e quindi vado a fare una maglietta entrando nella maglia bassa del davanti, scusatemi, senza prendere già il filo, quindi maglia bassa del davanti. Ma del dietro, ma del davanti, maglia bassa del dietro e vado a fare la mia maglia alta e poi di nuovo 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle e una maglia alta dove ho la maglia alta e di nuovo 2 maglie alte dove abbiamo l'archetto di 2 catenelle e procediamo così per tutto il nostro giro fino a terminare questo giro base. Poi vi farò vedere come andare a realizzare il giro che poi è quello che ripeteremo sempre. Quindi continuo a lavorare così fino a terminare il giro e farvi vedere come fare poi quello successivo. Allora, io alla fine ho ripetuto il mio giro di maglie alte rilievo per 40 volte, arrivando a circa dallo scollo fino a giù a 55 centimetri della maglia. Unica cosa, dal secondo giro in poi sono passata a lavorare con l'uncinetto del 3,5 perché col 4 la maglia mi si stava allargando troppo, considerato che comunque è una taglia M, quindi mi stava diventando troppo grande e quindi sono andata a lavorare con il 3,5. Se vi risulta ancora troppo larga, superata il seno, mi raccomando, potete andare a fare delle diminuzioni, quindi magari lateralmente andate a fare 2 maglie alte chiuse insieme, in modo tale che le diminuzioni ci siano solo di lato e non ci siano anche sul davanti o sul dietro. Una volta fatto ciò, sono andata a cucire le mie maniche. Ho cucito dall'esterno verso l'interno fino ad arrivare dove ho la mia lavorazione del corpo della maglia e sopra sono andata a cucire per circa 44 centimetri. Cucitura classica, quindi semplice ago e filo e lo stesso filo della lavorazione passata avanti e indietro per 44 centimetri sia da questa parte che da quest'altra parte, in modo tale che, come vedete, lo scollo è comunque bello grande perché qui si ha la parte avanti che cade e quindi questo è lo scollo. Naturalmente potete farlo anche più scollato se volete e quindi chiuderlo meno. Io ho preferito chiuderlo abbastanza. Detto ciò, quindi la nostra maglia è terminata. Piccolo consiglio, magari l'ultimo giro tornate a farlo con l'uncinetto il numero 4 in modo che sotto non si allarghi, cioè sotto sia un po' più largo e non vi dia fastidio. Io la lunghezza mi piaceva com'era, quindi la larghezza mi piaceva com'era, quindi non sono andata a cambiare uncinetto, però in questo caso vi consiglio, se avete i fianchi un po' più larghi, di passare magari a lavorare non solo l'ultimo giro, ma anche tipo gli ultimi 5 centimetri, quindi gli ultimi 6-7 giri con l'uncinetto del numero 4 in modo tale appunto da riaverlo largo sui fianchi.